Antigia Risorse. No? Iniziamo subito con il nostro inviato Claudio Coccioli, che insieme alla Terza B ci presenterà il loro progetto di alternanza scuola-lavoro. Prima di mandare in onda il collegamento, vogliamo ringraziare il nostro cameraman Alessandro Di Bella. A te la linea, Claudio. Sì, Allegra, siamo qui con la Terza B, appunto suddivisa in gruppi, per realizzare alcuni progetti per l'alternanza scuola-lavoro. Iniziamo ad intervistare i primi gruppi. Presentatevi. Allora, io sono Eric, sei Aurora e sei Arianna. Durante il progetto noi abbiamo digitalizzato i dati che ci ha dato l'osservatorio meteorologico e ne abbiamo fatto delle tabelle. Queste tabelle poi le abbiamo messe su un cartellone. Perfetto, grazie mille ed Edith. Adesso passiamo al secondo gruppo. Noi siamo Esther, Silvia, Federica, Francesca, Giannunzio, Marco, Mattia. Noi ci siamo occupati di raccogliere foto e informazioni degli strumenti presenti nell'osservatorio meteorologico e con le nostre competenze in inglese, francese e ovviamente in italiano abbiamo realizzato un libricino informativo. Adesso passiamo al terzo gruppo, composto da Alessandra, Luca. Il nostro lavoro consiste nel realizzare un PowerPoint nel quale spieghiamo gli obiettivi della nostra alternanza scuola-lavoro. Ringraziamo anche il terzo gruppo. Passiamo adesso al quarto gruppo, composto da Silvia, Roberta e Simona. Abbiamo riorganizzato la libreria e composto dei cataloghi in cui abbiamo sistemato tutti i libri in ordine alfabetico in modo tale che siano più reperibili e più facilmente da ritrovare. Andiamo quindi ora al penultimo gruppo. Allora, durante l'alternanza abbiamo assistito a degli incontri speciali con dei professionisti di materia di startup, imprenditorialità e sicurezza sul lavoro. E il nostro magico trio, composto da Claudio, Francesca, Fabrizia, ci siamo occupate di realizzare dei PowerPoint che sono facilmente disponibili per tutti. Grazie mille, Claudio. Ora, per voi spettatori di FGR Sosten, abbiamo un'edizione straordinaria. Infatti possiamo osservare i nostri ragazzi che completano il lavoro finale per il progetto del video e dell'alternanza scuola-lavoro, tra cui il cameraman. Ciao ragazzi, sono Alessandro. Vediamo da che è composto questo gruppo di tecnici. Ciao ragazzi, sono Gabriele. Anch'io sono Gabriele. Sono Junio. Io sono Samuele. Stiamo ultimando la realizzazione e il montaggio del video che state vedendo in questo momento. Perfetto, grazie mille ragazzi, a voi in studio. Ringraziamo Claudio, il nostro inviato, e tutti i ragazzi della Terza B e inoltre la tutor interna, la professoressa Canonico. Ciao a tutti ragazzi, complimenti per il lavoro e alla prossima.
In questa breve clip, il signor Semeraro ci ha mostrato il funzionamento dell'evaporimetro, un apparecchio che registra la quantità di acqua che si libera in atmosfera, ossia l'evaporazione atmosferica che si esprime in millimetri di altezza. L'evaporazione è in funzione di alcuni parametri, ovvero la temperatura e la velocità del vento. L'eleofanografo è uno strumento utilizzato in meteorologia per misurare la durata dell'illuminazione solare, ovvero le ore e le frazioni di ora durante le quali il sole è presente sopra l'orizzonte libero da nubi. È costituito da una sfera di vetro ottico sostenuta ai poli da due supporti posti all'estremità di un arco meridiano graduato, che permette di disporre l'asse della sfera con un'inclinazione uguale ai gradi di latitudine del sito in cui è posta. Sul piano equatoriale della sfera è situata una superficie sferica cava e solidale con il sostegno graduato. Questa superficie è dotata di una serie di scanalature longitudinali nelle quali vengono poste delle strisce di carta diagrammata per la registrazione dei dati. La carta speciale fotosensibile viene bruciata dai raggi del sole concentrati dalla sfera e dalla posizione e lunghezza delle bruciature è possibile risalire all'orario e alla durata dell'insolazione. Il termoigrografo è uno strumento che registra la temperatura e l'umidità relativa della massa d'aria circostante. Esso è uno strumento semplice e preciso per misurare e documentare graficamente l'andamento simultaneo di temperatura e umidità. Umidità e temperatura rappresentano due variabili fondamentali in meteorologia, in microclimatologia e nella maggior parte dei processi industriali. La temperatura viene generalmente espressa in gradi Celsius, mentre l'umidità relativa viene indicata in percentuale. Il pluviometro è lo strumento utilizzato per misurare la quantità di pioggia caduta. I dati recepiti dalle stazioni pluviometriche vengono raccolti e ordinati negli annuali idrologici. L'imbuto porta acqua in una doppia vaschetta metallica o di plastica. Tale vaschetta è collegata a un sistema che scrive su carta, avvolta su due rulli, che tendono la carta in modo che il pennino scriva su una porzione di carta piana. In caso di assenza di pioggia si ha una linea orizzontale. Una volta che il pennino arriva in cima allo spazio carta, si ribalta e segna in discesa. Sommando tutte le alzate in salita ed in discesa sulle 24 ore, si calcola il totale di pioggia caduta, in millimetri, nella giornata. Con questo strumento si può effettuare la misurazione anche in caso di neve. L'imbuto viene munito di resistenza termica che scioglie l'acqua, riduce il volume misurato da 1 su 10 della neve equivalente e misura l'equivalente in acqua. Da questa parte possiamo vedere alcune cartine già utilizzate. Da questa parte invece possiamo vedere delle cartine geografiche molto più antiche. Qui invece possiamo vedere un barografo. E come ben si capisce stiamo riscrivendo delle definizioni in modo anche più semplice per i possibili visitatori. Poi abbiamo anche una parte sotterranea in cui ci sono altri ragazzi a lavoro.
persone che fotografano gli oggetti per poi anche inserirli in possibili brochure. Qui vediamo dei ragazzi che stanno cercando di semplificare le spiegazioni dei vari oggetti, dei vari macchinari, anche per poterli fare in più lingue internazionali.